Buongiorno a tutti e benvenuti su LifeGate. Sono Giada Campanella e questa mattina andremo a vedere insieme la posizione di Ardha Matsyendrasana. Vi consiglio di effettuare questo tipo di pratica dopo aver già riscaldato il corpo o aver effettuato un'altra pratica di yoga prima. Quando ci sentiamo pronti, andiamo a portarci seduti. Portiamo le mani sulle ginocchia, andiamo a portare i glutei verso l'esterno, conduciamo gli ischi a contatto con il mattoncino, distendiamo la colonna verso l'alto e portiamo la nostra attenzione all'interno. Portiamo le mani davanti al petto. Andiamo a visualizzare l'intenzione per la nostra pratica. Ora vi chiedo di visualizzare qualcosa di cui in questo momento non avete più bisogno, una sensazione, un sentimento che volete abbandonare verso qualcosa o qualcuno. Manteniamolo per un momento all'interno della nostra mente. Inspirando, porto le mani verso l'alto, distendo le braccia, allungo la colonna e espirando, mano destra sul ginocchio sinistro, andiamo a ruotare indietro. Inspiro, cresco col petto, cresco con la colonna, espirando, sguardo un pochino più indietro. In, immagino di staccare una vertebra dall'altra, un pochino più verso l'alto, espiro, ruoto indietro. Lentamente ruoto la testa in avanti, lentamente ruoto con il resto del corpo. Inspiro, braccia verso l'alto, allungo, espirando, mano sinistra a ginocchio destro e lentamente torsione indietro. Inspiro, apro il petto, la mia spalla destra si allontana il più possibile dalla sinistra, appiattiamo la colonna, espiro, sguardo indietro. In verso l'alto, espiro, in, espirando ruoto la testa in avanti, lentamente ruoto il resto del corpo. Scendiamo dal nostro libro, dal nostro mattoncino, lo portiamo di fianco a noi e lentamente entriamo in quadrupedia. Inspirando ed espirando, la nostra gamba destra va verso l'esterno, punta del piede rivolta in avanti, tallone e piede allineato al mio ginocchio di terra. Andiamo a puntare il piede a terra, spalle allineate circa i polsi, attivo forte l'ombelico. Inspiro qua. Espirando, la mia mano sinistra scivola verso terra, rivolta verso il pavimento, mentre cerco la terra con la mia guancia e la mia tempia. Inspirando, spingo forte con la mia mano destra verso terra, palmo sinistro rimane a terra, andiamo a percepire la torsione del corpo. Respiro qua. Se posso, Ujjayi Pranayama. Espiro e inspiro dal naso. Immagino di appannare un vetro davanti a me. E lentamente andiamo a fare forza sulla nostra mano destra. Inspirando ed espirando, torno al centro. Andiamo a portarci in quadrupedia. Inspirando ed espirando, andiamo a portare la nostra gamba sinistra verso l'esterno. Piede allineato al nostro ginocchio destro. Punto il piede destro verso terra, mani sotto le nostre spalle. Inspiro, allungo la colonna, risucchio l'ombelico. Espirando, mano destra passa verso terra, palmo rivolto verso terra. La mia guancia e la mia tempia vanno verso terra, mentre lentamente andiamo in torsione. Se posso, Ujjayi Pranayama. La
La mia mano è circa davanti al mio volto. Spingo a terra la mano sinistra e lentamente faccio forza sulla mano sinistra, mano destra torna sotto la mia spalla, puntiamo i piedi, alluci a contatto, glutei a contatto con i talloni, allungo le mie braccia davanti, inspirando sguardo alle mie mani, sollevo i glutei, allineo le mie ginocchia, puntiamo i piedi, Adho Mukha Svanasana, gambe distese o piegate. Andiamo a creare la nostra posizione di Adho Mukha, fletto in modo alternato le ginocchia, proviamo a scendere col petto verso terra, il mio collo è allineato alla mia schiena, allungo, ruoto i gomiti verso le mie orecchie, inspirando sguardo alle mie mani, lungo passo avanti della mia gamba destra. Opzione 1, ginocchio sinistro va a terra, mani davanti al petto. Opzione 2, distendo la gamba dietro, cresco verso l'alto. Lentamente andiamo a portare il nostro gomito sinistro oltre il nostro ginocchio. Inspirando ed espirando andiamo in torsione. Se posso, mani davanti al petto. Se non riesco a mantenere l'equilibrio, magari la gamba di terra scende. Il ginocchio sinistro tocca a terra. Se posso, sguardo oltre il mio gomito. Respiro qua. Inspiro. Espirando, ruoto, torno al centro con la gamba di terra piegata o distesa. Inspiro qua. Espirando, low lunge per tutti. Panca. Ginocchia a terra, glutei ai talloni, inspiro, sguardo alle mani, scivolo in avanti, cobra, punto i piedi, Adho Mukha Svanasana. Rimango per 5 lunghi respiri, creo spazio, proviamo a portare il nostro collo un pochino più in avanti, cercando di allungarsi, di farlo allungare, verso i nostri polsi, creiamo spazio nelle nostre spalle e lentamente, inspirando ed espirando, lungo passo avanti della mia gamba sinistra. Opzione 1, ginocchio a terra, mani davanti al petto. Opzione 2, distendo la gamba dietro. Andiamo a cercare la nostra torsione, inspiro, cresco verso l'alto, espirando, gomito destro supera il mio ginocchio sinistro. Andiamo a cercare il punto di equilibrio, torsione indietro, gamba dietro distesa o piegata, come mi sento, respiro qua, rimango, se posso, mani davanti al petto, aumento la torsione, gamba davanti a 90 gradi, inspiro ed espirando, mani sotto le spalle, lo lancio, entriamo nella panca, ginocchia a terra, glutei ai talloni, inspiro, sguardo alle mani, scivolo in avanti, cresco col petto, espirando, andiamo a portare la fronte a terra, mani vicino ai nostri talloni, libero il respiro, lentamente, mani vicine al mio volto, sollevo il petto, portiamo i talloni da un lato, andiamo a portarci seduti, flettiamo le ginocchia, talloni attivi verso terra, inspiro, cresco con la colonna, espirando, andiamo a portare il nostro petto agganciato alle nostre cosce, le nostre mani cercano l'esterno dei nostri piedi, se posso il mio pollice spinge avanti il mio alluce del piede per andare a portare la pianta del piede completamente piatta, inspiro, allungo in avanti, creo spazio, espirando, andiamo a scivolare in avanti, ovunque io sia, la mia pancia non si scolla mai dalle mie cosce, respiro qua, in Paschimottanasana,
se posso e sento lo spazio, magari distendo le gambe e lentamente attivando sempre le mani, attivo forte il petto, cresco verso i piedi, scendo verso terra, respiro qua. Rimaniamo per almeno 5 lunghi respiri. Inspirando, sguardo oltre i miei alluci. Espiro completamente. Andiamo a camminare con le nostre mani. E lentamente andiamo a flettere la nostra gamba sinistra. Gamba sinistra supera la nostra gamba destra. Andiamo a flettere il ginocchio, andiamo a portarlo verso terra. Andiamo a portare il nostro ginocchio sinistro vicinissimo al petto, mentre andiamo a portare il nostro gluteo verso l'esterno e gli ischi completamente a terra. Inspirando, cresco verso l'alto, allungo. Espirando, la nostra mano destra vuole andare oltre il mio ginocchio sinistro. Entriamo in torsione, mentre la mia mano sinistra ruota indietro, sguardo oltre la mia spalla. Inspiro, cresco verso l'alto. Espirando, allungo indietro. La mia mano è come se spingesse contro una parete per aprire un pochino di più il petto. Andiamo a strizzare fuori tutto quello di cui non abbiamo bisogno. Purifichiamo gli organi, creiamo un nuovo spazio. Se sono molto comodo, magari la mia mano può passare all'interno della mia coscia, inspiro, espirando, andiamo a cercare il nostro binding, inspiro, andiamo verso l'alto, lentamente ruotiamo la testa, andiamo indietro e portiamo lo sguardo oltre la nostra spalla sinistra. Lentamente ruoto lo sguardo, torno al centro, torno frontale, lentamente libero il binding, mani di fianco ai miei glutei, inspiro, ginocchia attive verso il petto, espirando, piedi tornano a terra, distendiamo le gambe, inspirando fletto la gamba destra, la porto oltre la mia gamba sinistra, fletto la gamba sinistra, andiamo a avvicinare il nostro tallone in modo che il nostro ginocchio destro sia verso il petto, non voglio creare la diagonale, rimango disteso verso l'alto, cerco la perpendicolarità della colonna, piedi attivi, inspirando allungo le braccia verso l'alto, spalle attive, espirando gomito sinistro, va a cercare il punto di appoggio oltre il mio ginocchio destro, inspiro, cresco verso l'alto, espirando, sguardo oltre la mia spalla destra. Torsione. Inspiriamo, creiamo spazio, visualizziamo il nostro corpo dall'interno e andiamo a strizzare tutti i nostri organi. Lentamente, se sento abbastanza spazio, la mia mano sinistra cerca di passare all'interno della mia coscia, mentre la mia mano destra ruota indietro, va ad agganciarsi per prendere il binding. Inspiro verso l'alto, espiro, ruoto. Lentamente ruoto il volto in avanti, lentamente libero le mani, ginocchia parallele, ci portiamo al centro del tappetino, snoccioliamo la colonna verso terra, ginocchia al petto e lentamente distendo i piedi a terra, punte rivolte verso l'esterno, palmi rivolti verso l'alto. Creo l'abbandono nella posizione di Shavasana. Se posso, mantengo questa posizione per circa 10 minuti, abbandonando il mio corpo, facendo sedimentare ogni posizione acquisita.
lentamente, ginocchia al petto, incrocio le mie mani, mi dondolo un pochino verso destra, verso sinistra, mi lascio cadere sul mio fianco sinistro e lentamente andiamo a ricondurci seduti a gambe incrociate sul nostro libro mattoncino, sguardo all'interno, mani congiunte davanti al petto, ritorniamo al nostro intento, osserviamo per un secondo il nostro corpo, magari qualcosa all'interno di noi è cambiato. Lentamente, mani davanti alla fronte, che la pratica ci aiuti ad avere pensieri puri. Porto le mani davanti alla bocca, che la pratica ci aiuti ad avere parole sincere. Porto infine le mani davanti al cuore, che la pratica ci aiuti ad avere amore e compassione per noi stessi e per gli altri. Namaste e grazie. Grazie per questa pratica insieme. Se volete ripeterla o volete fare delle altre pratiche, le trovate sui canali social di LifeGate. Namaste.